Buongiorno, sono Mauro Liassi e sono qui nel mio ristorante e di mia sorella Katia e vi presenteremo oggi la carbonara di mare. Un piatto molto cucinato non solo nel Lazio ma anche in tutta quanta l'Italia, anche all'estero. È stato soggetto a una miriade di varianti. Noi ci siamo cimentati in questa variante del mare, utilizzando però in questo caso solo e soltanto le uova di mare. Quindi una carbonara fatta con tutte le uova che nel mare abbiamo potuto trovare e abbiamo sostituito il guanciale con le pelli del rombo e le trippe di baccalà arrostite. Vediamo gli ingredienti. Uova di mugine in bottarga, cioè sacche di uova di mugine che vengono messe sotto sale per circa 6 ore e lasciate asciugare a 8 gradi in frigorifero per 10 giorni. Uova di salmone. Uova di coregone, uova di ricci di mare, cannocchie con le loro uova frullate, pelli di rombo, trippe di baccalà, aglio, olio aromatizzato al pepe rosa e of course la pasta. Prima cosa mescoliamo tutte quante le uova tra di loro. Mettiamo un po' di bottarga, le uova del salmone, una parte delle uova di coregone, tutti quanti ricci, le cannocchie con le loro uova frullate e le mescoliamo tra di loro. Aggiungiamo ancora dell'olio al pepe rosa. Mentre la pasta cucina andiamo a rosolare le pelli del rombo e le trippe di baccalà che andranno a sostituire il guanciale di maiale con un pochino di aglio. Una volta che le pelli di rombo e le trippe di baccalà saranno rosolate, noi andremo a scolarle un pochino di carta per privarle del grasso in eccesso. A questo punto mettiamo una padella con un pochino di fumetto, dell'olio e dell'acqua di vongola. Scoliamo la pasta e la facciamo finire di cucinare in questo fondo. Abbassiamo il fuoco e aggiungiamo tutto il composto delle uova. Con un pochino di brodo. Aggiungiamo ancora un po' di ricci di mare. Una volta che gli spaghetti sono ben mantecati, andiamo a impiattare. Bene, a questo punto raccogliamo il fondo che si è creato sulla padella per dare ulteriore gusto alla nostra carbonara di mare. Aggiungiamo le trippe di baccalà e le pelli di rombo arrostite. Ancora un po' di bottarga e ancora un pochino di uova di coregone. Ed ecco a voi la carbonara di mare.